Consigliere Corona, è critico sulla situazione dei cimiteri a Teramo, cimitero di Cartecchio e ovviamente anche i cimiteri frazionali per questa riapertura ancora straordinaria. Sono passati 3 anni dal sisma e ancora tutto fermo. Sì, ancora tutto fermo. La cosa che mi meraviglia è che l'amministrazione, il sindaco, ha preso l'impegno sui vari cimiteri comunali, e ne sono parecchi, di prendere provvedimenti e che dava un lustro diverso rispetto al passato. Io non vedo questa discontinuità, il cambiamento tanto reclamato dall'amministrazione, anzi vedo un peggioramento anche in questa situazione, in ritardo, perché oltre che il cimitero comunale, quello di Teramo, cioè quello di Cartecchio, dove non vedo novità, non vedo questo decoro dove loro si proclamano sulla partecipazione, sul decoro anche dei cimiteri, vedo una situazione inalterata rispetto al passato, soprattutto anche nei cimiteri frazionali tipo Miano, tipo San Nicolò, dove la situazione dei cimiteri, come sappiamo tutti, e poi in questi giorni si nota che la situazione è rimasta uguale, con tante difficoltà. Vediamo non un decoro, ripeto, su questi cimiteri, quindi non penso che l'amministrazione sta facendo qualcosa di positivo verso i cimiteri. Soprattutto, come ripeto, abbiamo ancora padiglioni inagibili e, come ha ben detto lei, a distanza di 3 anni non ci sono riaperture, anzi ogni anno, questo è il secondo anno che la protezione civile in questi padiglioni devono accompagnare i cari che vanno a trovare i propri defunti, dove non possono apporre nemmeno un fiore, un lumino, perché i padiglioni sono ancora inagibili. Il sindaco deve prendere seri provvedimenti, si deve far sentire, perché anche la situazione sulla ricostruzione dei cimiteri è rimasta inalterata. Io faccio un appello perché poi tutte le persone che si devono recare, soprattutto in questi giorni di festa, e che vanno a trovare i defunti, vedono una situazione imbarazzante, completamente imbarazzante, verso tutti i cimiteri frazionali e il cimitero principale, quello di Cartecchio.